Con la nuova riforma fallimentare varata a luglio del 2015 è necessaria un'attenta analisi di tutte le novità introdotte e sarà importante rendere disponibile un focus di aggiornamento costante soprattutto a favore dei giovani professionisti. È il resoconto del forum sul curatore fallimentare che si è svolto presso il Salone delle Conferenze dell'Hotel Sole di Aversa, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord. Il tutto in virtù del fatto che il Tribunale di Napoli Nord, secondo molti, è destinato a diventare il terzo foro giudiziario d'Italia, come dimensioni e bacino d'utenza. Stiamo continuando la nostra missione, quella di garantire agli iscritti dell'Ordine una proposta formativa sempre più specializzata e per mettersi al passo con i tempi, con la crisi economica che c'è, ma anche per far sì che il professionista di oggi sia all'altezza di guidare questa crisi delle imprese. Oggi con la nuova riforma fallimentare, quella del luglio 2015, inizieremo a fare in modo di dare una proposta tecnica specializzata e soprattutto anche ai giovani che si avvicinano a questa materia, che deve essere una materia che può avere un orizzonte, ma deve essere anche gli studi si devono strutturare affinché possano cimentarsi in questa professione. L'apporto che ci dà il Tribunale Napoli Nord al Consiglio dell'Ordine è di rilevanza notevole, in quanto grazie anche appunto al loro aiuto ci consente di fare degli eventi, formare dei corsi per formare i giovani dottori commercialisti che si affacciano alla professione, ma in particolare si affacciano alle problematiche legate al settore del tribunale, quali possono essere le curatele, possono essere esecuzioni immobiliari e tutto ciò che riguarda la materia del tribunale. Addivenire a delle conclusioni centrando degli obiettivi che siano proprio gli obiettivi prefissati dal Consiglio dell'Ordine, cioè vale a dire formare una squadra di curatori atti alla risoluzione di problematiche legate al tribunale. Deve dare e sta dando dei frutti assolutamente, se mi scusate il bisticcio di parole, fondamentale. Noi abbiamo un'assoluta sinergia che abbiamo creato con tutto l'Ordine, sia in momenti di formazione, ma sia in tutti gli aspetti professionali. Stiamo proprio discutendo col Presidente Tuccillo, con i consiglieri dell'Ordine, proprio di quelle che sono le sinergie anche rispetto alle determinate professionalità che noi dobbiamo e vogliamo avere per far crescere questo Tribunale che è destinato a diventare il terzo d'Italia come dimensioni e bacino d'utenza. Per cui su questi presupposti noi desideriamo, ma riceviamo, lo devo dire, quindi più che un desiderio è una certezza, di collaborare e di avere un'ottima conduzione dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord. C'è grande sinergia tra l'Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord e il Tribunale. Oggi noi presentiamo questo corso sul curatore fallimentare che tende a specializzare i nostri iscritti. Li specializziamo perché il Tribunale ha bisogno di figure sempre più altamente specializzate, il Tribunale sta crescendo enormemente e quindi con il Tribunale crescono anche le professionalità a questi legate. La specializzazione non ci viene richiesta solo in questo campo, quindi non solo in campo fallimentare, un po' in tutti i campi. È la professione che va verso una forte specializzazione e questo noi lo comprendiamo e questo come ordine cerchiamo di portarlo avanti per dare sempre delle professionalità più qualificate a tutto il territorio.